Parliamo di Los Angeles perché è veramente un'incompresa. Abbiamo su 10 persone che vengono, 5 mi dicono che non gli è piaciuta e 5 dicono che forse non gli piace. No, assolutamente, Los Angeles è la città che ti entra nel cuore, ma la dovete vivere come un americano. Innanzitutto dovete avere l'auto obbligatoriamente. A quel punto, allora potete veramente gustarvi quello che è un tramonto a Venice Beach, spostarvi per una cena a Santa Monica, dove c'è sul molo una vita notturna veramente coinvolgente, e poi andare a Beverly Hills, Hollywood, salire sulle colline di Hollywood e vedere l'osservatorio Griffin nel suo pieno bellezza durante il tramonto è inestimabile. Ovvio che se voi vi aspettate di girare Los Angeles a piedi o di andare a vedere qualche monumento, vi state sbagliando completamente. Questa è una città dove voi dovete diventare californiani. Cosa non mi è piaciuto di Los Angeles? Il traffico, in primis, è vero che ci sono autostrade a 6 corsie, ma nelle ore di punta che vanno dalle 4 alle 6 del pomeriggio, le autostrade sono veramente congestionate e rischiare anche di rimanere imbottigliati dai 30 ai 50 minuti. Ecco perché dovete avere un'auto ed essere completamente autonomi, perché altrimenti non fate altro che spendere il fior di soldi in taxi. Non mi è piaciuta assolutamente l'architettura, in quanto quasi tutte le case sembrano, ovviamente non a Beverly Hills o a Bel Air, io parlo degli altri quartieri di Los Angeles, sembrano quasi maltrattate o dozzinali, per cui quando passeggiate con l'auto, non vi sembra proprio di essere nella città più bella del mondo, ma poi quando entrate in Beverly Hills, allora lì veramente strabuzzate gli occhi perché è folle. Non mi è piaciuto quindi questo senso di dispersione che si ha perché la città. E ora vi racconto il mio posto del cuore di Los Angeles, Venice Beach. Mi raccomando, veniteci solo esclusivamente un'oretta prima del tramonto, in quanto la mattina non è particolarmente frequentata e la sera è abbastanza pericolosa, ma al tramonto. Il tramonto fa sognare, al di là di Muscle Beach, dove ci sono tutti questi bodybuilding che si allenano, o di tutti questi pattinatori che sfrecciano lungo la pista. Scusatemi, mi emoziono a parlarne. Poi avete tutti questi ristoranti sulla spiaggia, tutti questi artisti di strada, chi dipinge, chi fa breakdance, chi canta. E poi nel momento in cui il sole scende nel mare, tutte le persone che applaudono e stanno lì, lo osservano con tutte quelle palme bellissime.